spiegheremo più volte durante la diretta, anche perché l'abbiamo visto, insomma, nel nostro sommario, uno dei temi principali di questa puntata sarà proprio l'inverno, che sembra essere arrivato totalmente. Siamo a novembre, non è così scontato, però insomma. E noi invece ci colleghiamo anche perché abbiamo un inviato particolare Gianni, questa sera. Abbiamo Gianni Marotta della redazione del nostro TG, che è collegato in diretta dall'Università di Milano, dove c'è stata una collegamento. Adesso il primo argomento che affronteremo è proprio quello che abbiamo presentato, però prima volevo ricordarvi il nostro sondaggio, di punto a capo di questa puntata, che peraltro è andato in onda nei nostri programmi da questa mattina, che riguarda un altro argomento che affronteremo con i nostri ospiti, la dichiarazione fatta da Papa Benedetto XVI a proposito della possibilità di usare il preservativo per difendersi dal contagio dell'AIDS. Questo è il nostro sondaggio, vi chiediamo. Volevo solo chiedere una cosa, perché assistendo a questi scontri, perché parliamo di proteste, alcuni studenti hanno detto: qui ci sono solo studenti, solo ragazzi che stanno protestando per una giusta causa, non ci sono delinquenti. Invece Daniele Capezzone, portavoce del Popolo della Libertà, dice a questo proposito: chi si presenta con mazze e altro in realtà è un vero e proprio delinquente. Magdi Cristiano Allam, cosa ne pensa? Dove sta la verità? Negazione di diritto allo studio, ma anche negazione di diritto al lavoro, perché poi è tutto naturalmente conseguenziale e collegato. La regia, siamo pronti? Possiamo mandare a questo punto i titoli del TG4 per vedere a cosa si è dedicato Emilio Fede questa sera. Vediamo. Buonasera, innanzitutto. Beh, abbiamo visto anche il TG4 ha fatto un'ampia pagina sugli scontri che ci sono stati. Che sarà poi sviluppato da Campus, il nostro mensile dedicato all'università. Cambiamo pagina. Sì, cambiamo pagina. Volevo solo capire se gli ospiti erano concordi nel dire che forse tutti questi ragazzi che protestano non sanno esattamente per cosa protestano. Siete sicuri che lo sappiano? Intanto salutiamo e colleghiamoci ancora con Marotta, che è in collegamento con noi dal tetto dell'università. Vediamo se siamo pronti. Sì. Ecco. Seguirai questo tema sul prossimo nuovo Campus. Dunque, intanto su campus.it ci sono già in home page. Grazie Giampaolo per essere stato con noi per questa prima parte dedicata alla scuola. Riprendiamo invece l'argomento che abbiamo messo sul tavolo fin dall'inizio di questa puntata, le dichiarazioni che arrivano da Papa Benedetto XVI. Possiamo lanciare nuovamente il nostro sondaggio, perché ancora per poco tutti voi potete partecipare, potete votare per dire la vostra su quello che è emerso questa settimana, perché è una notizia che è uscita all'inizio di questa settimana, lunedì, poi è stata un po' abbandonata, ma in realtà... E di